dai mercatini al villaggio di Babbo Natale, sino ai concerti, note di celluloide e quello di Capodanno. Un programma ricco e assortito per le manifestazioni del Natale 2016 a Trinitapoli, concluse con un concerto gospel presso il Santuario della Madonna di Loreto. Un evento che ha attirato diversi appassionati del genere musicale. Rientriamo nel clima del Natale, attraverso la preghiera che ci viene proposta con il canto Spirituals dal coro. Andremo a rimarcare e a ripensare il mistero della incarnazione di Gesù, il Dio che diventa uomo, diventa uno di noi. Cristo, il bambino che è riuscito a rivelare il volto di Dio, a renderlo non solo più visibile, ma a renderlo vivo nel suo amore. Gesù ha manifestato con la sua incarnazione quanto il Signore Dio ami l'uomo. Un periodo natalizio allettante partecipato da tutte le fasce d'età, ha commentato l'assessore alla cultura Marta Patruno, che ha registrato presenze anche dei comuni limitrofi. Non solo eventi di carattere popolare e culturale, ma anche a sfondo sociale, come il concerto a tema dedicato all'immigrazione e la festa della terza età, con la musica live di Manuela Villa. Le feste passano, ma deve restare qualcosa. L'attenzione verso le fasce più deboli, la gente in difficoltà, che spesso è sola. Sono eventi importanti che rappresentano un inequivocabile messaggio. Come amministrazione ci siamo e ci saremo, ha spiegato l'assessore alle politiche sociali, Maria Grazia Iannella. Un successo per le manifestazioni che ha soddisfatto il sindaco della città ofantina, Francesco Di Feo. Manifestazione tutte di livello, a suggello di un'ottima azione amministrativa condotta dalla giunta e da tutta la maggioranza, ha detto il primo cittadino. Chi è rimasto a Trinitapoli ha vissuto un ottimo periodo e si è divertito con eventi che hanno coinvolto tutte le fasce d'età.